continuare un po' su questo. Voglio continuare su questo, però vorrei che voi faceste molta attenzione. Quello che sto per fare è una descrizione un po' più dettagliata del legame tra questi due modi di esprimere shh. Non ho portato la pallina, se no lo lanciavo come proiettile. Deve essere chiaro che quello che sto per dire potrebbe essere riciclato. Tutto quello che sto per dire adesso può essere tranquillamente riciclato, perché la matematica che lega questo modo di esprimere un legame tra una grandezza e un'altra può essere espressa con il linguaggio degli integrali. Ok? Quindi io parlerò in questo contesto, perché sto parlando di forze, di variazione di quantità di moto, cioè di impulso, però quello che dico può essere riciclato in questo contesto. Fatelo voi questo, eh? Allora, facciamo il più prolissamente possibile una situazione di questo tipo. Dove sono i gessetti colorati? Cortesia, silenzio, dai. Pensavo che le persone presenti oggi fossero persone serie, quindi state zitti, no? Le persone poco serie sono a casa a digerire la colomba. Questo sia, quindi voglio fare il caso unidimensionale. È chiaro che queste sono tre equazioni, è chiaro a tutti? Sono tre equazioni, per la direzione x, per la direzione y, per la direzione z. Deve essere chiaro questo. Io tratterò una delle direzioni e farò a meno anche di mettere il pedice x. Quindi sia questa la forza pensata come funzione del tempo, proprio perché devo essere estremamente sicuro che voi avete capito, non c'è niente di peggio poi di avere persone all'orale che dicono da solo non ho capito, è il peggior momento per dire che non ho capito. Quindi questa è una delle componenti x, y, z. La f è pensata come funzione di x, e pensate a una funzione, non credo di averlo detto stamattina, ma immaginate che sia la funzione 0, poi c'è un certo valore, e poi dopo un intervallo di tempo t cessa di essere 0, cessa la forza di esistere. Quindi questa si chiama una forza impulsiva. Questo è l'impulso, questa è una forza impulsiva. Non c'è, poi c'è, per un intervallo di tempo, poi non c'è. Non è molto realistica per il momento. Cos'è sto cattivo? E qua, nel grafico sotto, voglio scrivere la quantità di moto al variare del tempo. Allora, immaginate che questo sia il vostro istante iniziale, chiamiamolo, non so, t0. Iniziale, e voi volete sapere qual è l'istante t0, qual è la quantità di moto. Allora, la quantità di moto nell'istante t0 sia questo valore qua, questo è l'asse della quantità di moto, sia questo valore qua, ok? Questo sia il valore della quantità di moto nell'istante t0. Quanto è la quantità di moto nell'istante questo valore t? Allora voi cosa fate? Dite che la quantità di moto nell'istante t è uguale a quello che è all'inizio più l'integrale da t0 a t della funzione f pensata come funzione del tempo. State integrando dunque. Chiaro quello che sto facendo? La quantità di moto in questo istante qua è uguale al valore iniziale più l'area sotto la funzione dall'istante t0 all'istante t. Allora, dall'istante t0 all'istante t, qual è l'area sotto la funzione? Visto che la funzione è 0, l'area sotto la funzione è 0. Molto semplice finora, no?
Quindi il valore della quantità di moto in questo istante è proprio uguale al valore iniziale. Perché? Perché l'area qua sotto non c'è. Non c'è un'area sotto la funzione di indicamento di nulla. Quindi potete immaginare che per tutti gli istanti, al passare del tempo, perché il tempo sta scorrendo, in questo istante qua, qual è la quantità di moto in questo punto? In questo istante? La quantità di moto in questo istante è uguale alla quantità di moto dell'istante iniziale più l'area sotto la funzione. Nell'intervallo t0t. Chiaramente nell'intervallo t0t la funzione è 0, perché la forza comincia qua a t uguale a 0, ma in questo intervallo di tempo la forza è 0, quindi il contributo dell'area sulla funzione rimane 0. Quindi potete capire, almeno spero, che la quantità di moto non cambia fino a quando non comincia a agire la forza. Se io vi chiedo qual è la quantità di moto in questo istante, voi cosa fate? Guardate la formula. La quantità di moto in questo istante è il valore iniziale più. Avete visto Nemo ieri sera? No. Ah, è grandioso. Dovete guardarlo in inglese. Ah, è strepitoso. Ma Nemo per me è uno dei più divertenti che abbiano mai fatto. Mi fa morire la razza, no? Il maestro. Vale. A noi. La memoria a breve termine che va a farsi fottere. Come si chiamava la pesciolina blu? Dory? Ok, questa è l'area. Il valore della quantità di moto nell'istante t è uguale al valore iniziale più l'area sotto la funzione che va dall'istante t0 all'istante t. Quindi dovete calcolare l'area sotto questa funzione a ragione da t0 all'istante t. Chiaramente qua è tutto 0 l'area, ma qua no. Quindi dovete calcolare l'area sotto la funzione. Siccome la funzione è una funzione impulsiva, rettangolare, piatta, semplice, è ovvio che devo calcolare l'area di quel rettangolo. Allora, sia che so, F0 il valore della funzione, il valore della forza nell'intervallo in cui è diverso da zero, in un certo numero di Newton, se siamo nel sistema internazionale. È chiaro che l'area di questo è F0, l'altezza per la base, che è questo intervallo di tempo, d'accordo? Quindi sarà un valore diverso da zero, in questo caso valore positivo perché la funzione è maggiore di zero, no? Sapete gli integrali quando la funzione è positiva, l'area è positiva, quando la funzione è negativa, l'area è negativa, sapete queste cose, no? Quindi questo è un valore positivo, quindi in cima al valore iniziale devo sommare l'area di questo rettangolino e quindi immaginate che questo sia il valore, cioè questa quota qua che sto evidenziando in giallo, in bianco, è il valore di quell'integrale là. Di quell'area là, chiaro? Quanto è il valore di P in un istante che questo intervallo, guardate le mie dita, che questo intervallo di tempo sia uguale a quello? Cioè che questo intervallo di tempo sia il doppio di quello. Allora voi cosa fate? Andate qua su, individuate il tempo, l'istante qua, e il valore della quantità di voto in questo istante è uguale al valore iniziale. Questo è il valore iniziale, più l'area della funzione. Ma in questo istante qua, come vedete, l'area sotto la funzione è il doppio di quello che era prima. Perché? Perché questo intervallo è uguale a quello. La base di questo rettangolo adesso è il doppio di quello che era prima. L'altezza è sempre F0. E quindi l'area che dovete aggiungere a questo valore qua, al valore iniziale, è il doppio di questo. Se era così, dovete aggiungere un valore doppio. Ok? Questo è il valore doppio di quello. Perché è doppio? Perché la base di questo rettangolo è il doppio di prima. Quindi dovreste essere in grado di capire che al passare del tempo l'area qua, fino all'istante t maiuscolo almeno, fino all'istante t maiuscolo, l'area cresce linearmente. È chiaro a tutti? C'è qualcuno che non capisce questo? L'area sotto la funzione a ragione cresce linearmente tra l'istante t uguale a 0 e t maiuscolo. Perché? Perché la funzione è piatta e l'area sotto la funzione è data dall'altezza per la base.
E la base è proprio il tempo, quindi al passare del tempo la base cresce linearmente col tempo, è il tempo. E quindi l'aria sta crescendo linearmente col tempo. Ok? E in questo istante del tempo, qual è il valore della quantità di moto? È uguale al valore iniziale. Valore iniziale. Più l'area della funzione, sotto, da t0 a t. Questo è l'istante t che vi interessa. Allora dovete calcolare l'area sotto questa funzione da qua fino a qua. È evidente che l'area sotto la funzione a ragione tra questo istante e questo istante è data da questo contributo. Qua l'area 0, qua l'area 0, qua quanta è l'area? È f0 per t maiuscolo. Quindi ormai in questo istante qui il valore è questo qua, non sta cambiando più. Per istanti maggiori di t maiuscolo l'area sotto la funzione a ragione non cambia più. Siete tutti d'accordo? La variazione di p nasce nell'intervallo di tempo dove la forza è diversa da zero. È chiaro a tutti? Vedete come la quantità di moto non cambia, non cambia, non cambia. Certo che non cambia, non c'è una forza. Se non c'è una forza, la particella non cambierà la sua quantità di moto, no? Abbiamo detto che la quantità di moto, il ratio, è la forza. Se la forza è zero, la P non cambia. Quindi P non cambia, P non cambia, P non cambia, P non cambia. Ecco che comincia a girare la forza. La P cambia. Come cambia? Con una forza di questo tipo cambia linearmente. Cresce, 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 perché la forza continua a agire, continua a agire, continua a agire. Quando la forza cessa di agire, la qualità del moto non cambia più. Ci siamo? Dovete vederla nella formula. Al di là di dire le parole, dovete vederla nella formula. La quantità di moto è uguale al valore iniziale più l'area sotto la funzione. L'area sotto la funzione, una volta che cominciate T0, l'area sotto la funzione dipende da dove mettete l'estremo superiore, no? Il valore nell'istante T è data dall'estremo superiore di questa integrale. Quindi al variare del T, l'estremo superiore dell'integrale l'area è sempre zero fino a quando la forza comincia a cambiare. Poi la forza c'è, ma poi la forza sparisce. Quindi quando arrivo qua per istanti superiori a t', l'area sotto la funzione non cambia più. È chiaro a tutti? Cercate di vederlo nella formula, di vederlo formalmente e saperla anche accompagnare con delle parole. Finché non agisce la forza, la quantità di moto non cambia, perché non c'è una forza. Poi cambierà perché c'è una forza. Quando la forza cessa di agire, la quantità di moto non cambia più. Ovviamente dovete, come vi ho esordito dicendo, dovete pensare a esercizi analoghi in altri contesti. Se questo è il grafico della velocità, la velocità è zero, e poi la velocità non è zero, e poi è zero di nuovo. Eccomi qua. Nell'istante t0 io sono qui, il tempo scorre, la velocità è 0, poi arrivo all'istante t0, la velocità cambia, sto andando a 2 metri al secondo, un metro al secondo in quella direzione, poi dopo un minuto mi fermo. Com'è la mia posizione? Allora, la mia posizione, se questo è il tempo e questo è x, avrò un certo valore che non cambia, non cambia, non cambia, non mi sto spostando, non c'è velocità, la mia posizione non cambia, eh? Non cambia la mia posizione. Quando la velocità cambia, ecco che la mia posizione cambia linearmente se la velocità è fatta così, si intende. Quando la velocità cessa, la mia posizione non cambia più. È la stessa matematica, siete d'accordo? Ovviamente questa è la situazione di questo tipo. Facciamo uno un po' più realistico, no? Cosa posso cancellare? Mettiamo qua. Vediamo se questo disegno mi riesce. Questo è il grafico del tempo, questo è l'ordinata della forza. Stiamo parlando di forze in questo contesto. Adesso è chiaro che questi, per esempio, sono Newton, eh? Questi sono Newton qua. Nel sistema interazionale questi sono Newton e questi sono secondi nel sistema interazionale. Immaginate una forza di questo tipo, che è 0,
poi ha un certo valore, aspetta un attimo, lo facciamo un po' più alto, ha un certo valore per un intervallo di tempo, poi per un intervallo di tempo uguale ha un valore doppio, quindi la forza è così, poi è così, e poi per un altro intervallo di tempo uguale ha un, ha un valore che è metà di quello che era all'inizio. Quindi questa è la vostra forza. Ok? Si capisce? Una situazione del genere. Chiamate, che so, questo è il valore F0, questo sarà F0 mezzi, e questo qui è F0 quarti. Tanto per fissare l'idea, è un esercizio, chiamiamo grafico, semi-quantitativo, di quello che amo tanto fare gli esercizi orali. E disegnare la variazione della quantità di moto. Anzi, abbasso un po' perché forse avrò bisogno di un po' di spazio. Speriamo che basti. Ah, scusatemi, questo è distante più uguale a zero. Questo qui è il grafico di P di T. Questo è il grafico di F di T. Quindi supponete che questo sia distante T0. Stesso discorso, anzi andrò molto più rapidamente, userò non più la formula, ma userò le parole tipo in questo istante non c'è una forza, quindi non c'è motivo che la quantità di moto sia cambiato, cioè la quantità di moto in questo istante qui è uguale al valore iniziale, più l'area sotto la funzione tra qua e qua, la funzione 0, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, la quantità di moto non cambia. Adesso, nell'istante t uguale a 0, comincia a agire la forza. Allora, tra questo istante, tra t0 e questo primo intervallo di tempo, la forza è costante, quindi dovete capire, anzi fatemi tirare un po' queste linee, così corrispondono agli istanti, gli stessi istanti. Per un istante di tempo che è compreso tra t uguale a 0 e questo primo intervallo di tempo, quando la forza vale F0 mezzi, la forza sta crescendo linearmente. Perché cresce linearmente? Perché in quello intervallo di tempo l'area sotto la funzione cresce linearmente, perché la funzione è un rettangolo di uguale di altezza F0 mezzi e l'area sta crescendo con l'aumentare della base, che è il tempo. Cresce linearmente. Poi, quando entro nel secondo intervallo di tempo, la forza adesso è raddoppiata. Quindi, da questo valore, la quantità di moto crescerà di nuovo linearmente, ma con una pendenza doppia. Perché cresce linearmente? Perché all'aumentare del tempo, ovviamente dopo questo istante qua, l'area di questo sotto l'area in questo istante qui dipende dall'altezza e dalla base, quindi al passare del tempo la dimensione della base cresce linearmente e quindi il contributo d'aria cresce linearmente. A partire da questo valore cresce linearmente, ma con la pendenza doppia. Cosa vuol dire doppia? Allora posso fare una cosa del genere. Se in questo intervallo di tempo, nel primo intervallo la forza andava su di questa quantità qua, per un intervallo di tempo uguale andrà su il doppio, non andrà qua. Scusatemi, non andrà, devo dirlo meglio, questo è il valore in questo istante. Quanto è in questo istante? Se avesse la stessa pendenza, questo qui dovrebbe andare fino a qui, siete d'accordo? Cioè lui sale di questo in un uguale intervallo di tempo, ma ha un'altezza doppia, quindi non sale qui, sale a un'altezza doppia, arriva qui, siete d'accordo? Quindi in questo intervallo di tempo qua la forza sta andando su linearmente, sì, ma non con una pendenza che è doppia di questo, magari in blu perché comincia ad esserci tanto. Quindi la quantità di moto è così, cresce linearmente, poi cresce di nuovo linearmente ma con una pendenza doppia di questa. Perché doppia? Perché l'altezza del rettangolo è doppio. Chiaro? Adesso entro nel terzo intervallo di tempo, dove l'altezza del rettangolo è metà di questo, se volete un quarto di quello.
Allora, di nuovo, come posso pensare di fare? Beh, questo intervallo di tempo, per ipotesi, è il mio esercizio grafico, è uguale. Quindi, con questa pendenza sarebbe andata su così. Però deve salire metà, perché questo è metà di questo qua. Quindi, la quantità di moto fa così. Lo vedete? C'è qualcuno che non capisce? Com'è che si dice nei matrimoni? Come? Quello è quello che è arrivato al matrimonio ubriaco. Se qualcuno non capisce, me lo dica subito. Questa ha la pendenza doppia di quella. Questa ha la pendenza doppia di quella. Cioè questa è quattro volte quello, capite? Guardate i rapporti. Poi, in questo istante qui, se io vi chiedo qual è la quantità di moto in questo istante, sarà il valore iniziale più l'area sotto la funzione arancione da questo istante a questo istante. È evidente che qua non cambia più la quantità di moto. Siete d'accordo? Perché è cessata la forza. C'è qualcuno che non capisce questo disegno? No, nessuno alza la mano, nessuno protesta. Quindi state cominciando a imparare qualcosa. Questo è il cambiamento della quantità di moto dopo che la forza ha smesso di agire. Questa è la quantità di moto dopo che la forza ha smesso di agire. Durante l'azione della forza, perché una forza impulsiva non è una funzione costante, una forza che non c'è, poi c'è e poi non c'è più, una forza impulsiva, durante l'azione della forza, la forza cambia. La forza in questo caso è costante, la quantità di moto cambia perché la forza c'è. Qua la forza non è costante nel tempo, sta cambiando un valore più, volume più alto, volume più basso, e la forza quindi sta cambiando nel tempo. Durante l'azione della forza la quantità di moto cambia. Qual è il massimo cambiamento della quantità di moto? Beh, si avrà quando la forza ha cessato di agire. Quindi questo è il valore massimo della variazione della quantità di moto. Finché la forza agisce, la quantità di moto cambia ancora. Quando smette di agire, la quantità di moto non cambia più. D'accordo? Allora, questi discorsi vanno un po' integrati con... vediamo un attimo, dove lo posso scrivere? Posso cancellare qua? Con un disegno che non mi ricordo se l'ho fatto stamattina, ma in realtà la forza in funzione del tempo per le forze impulsive raramente sono funzioni così. Quello comincia già a essere un po' più realistico, perché una forza impulsiva può avere un andamento molto complicato, può anche essere, non voglio disegnarlo sopra, può anche essere una cosa così, dove avete una forza molto complicata che poi a un certo istante T maiuscolo cessa di agire. Questo a un certo momento cessa di agire e poi non c'è più, ok? È chiaro che questi scenari, uno che è un po' smooth in inglese vuol dire abbastanza liscio, o questo che è pieno di asperità, questo è smooth, questo non lo è, tutte e due sono forze impulsive, non ci sono, poi smettono di agire, però durante un intervallo di tempo in cui la forza sta agendo avete una dipendenza del tempo più o meno complicato. Questo è molto semplice. È chiaro che una situazione così o così può essere ricondotto uno così, in ultima analisi uno così, perché voi potete dividere l'intervallo di tempo in tanti intervallini e ognuno di loro pensare di costruire delle forze che sono come rettangolari. Quindi una volta che capite cosa succede in una situazione rettangolare, voi potete ricostruire la variazione della quantità di moto con precisione arbitraria. Non è il concetto di integrale, no? Con precisione arbitraria, sta a voi, potete sostituire la forza vera con tanti rettangoli. E quindi potete immaginare che più rettangoli ci sono, più la quantità di moto cambierà in una maniera che dal valore iniziale al valore finale, quando la forza cessa di esistere non cambia più, prima della forza era costante, cambierà da questo valore a questo valore in un modo che avrà una specie di serpente, non si chiama
sigmoide o una curva del genere, ok? Come vedete, vedete che si è un po' arrotondato questo inizio e poi si è arrotondato qui. Quando era un rettangolo semplice, era una salita lineare e basta. Più ho integrali di questo tipo, cioè più ho rettangoli iniziali e finali, più viene arrotondato. Scusate un attimo. Pronto? Ciao, ascolta, sto... Sì, ascoltami, sto facendo lezione, sono impegnato per 3 ore, possiamo sentirsi dopo le 5? Sono questo numero qua, va bene? Scusami, perdono, ma sono in mezzo alla lezione. Ciao. Scusate. È chiaro quello che sto dicendo? C'è qualcuno che non capisce questo? Altro concetto che merita essere detto è questo: c'è un teorema di analisi che voi conoscete che si chiama il teorema della media. Cosa dice il teorema della media? Nel contesto di matematica, se questa è una funzione e qualcuno vi chiede di dire qual è l'area sotto la funzione, il teorema della media dice qual è l'area della funzione. L'area sotto la funzione è questa roba qua, d'accordo. Ma il teorema della media dice l'area sotto la funzione può essere uguale all'area di un rettangolo che abbia base B meno A di opportuna altezza. Cioè l'area sotto la funzione ha questa parte dritta, questa parte dritta, questa parte dritta e questa parte curva. Il teorema della media dice che se la funzione continua, integrabile, bla bla bla, c'è un opportuno rettangolo che ha una base di meno A e un'opportuna altezza tale che se io disegno, se questo qua rappresenta l'area di un rettangolo di una certa base e una certa altezza, quindi l'area sotto la funzione può essere pensata come l'area di un opportuno rettangolo di opportuna altezza. La base è B meno A, ma opportuna altezza. Quindi da qualche parte io riesco a immaginare di avere un triangolo, per esempio una cosa del genere, questo non va bene, forse questa è già accettabile, dove ho sostituito, dico che l'area sotto questo rettangolo qua è uguale all'area bianca. E questo valore qui, mi ho appena perso il gesso, l'ho sentito cadere. Questo valore qui, questo valore opportuno, vediamo un attimo, disegniamolo così. Questo valore opportuno lo ottengo in questo eta. Cioè il teorema dice che esiste tra B e A un opportuno eta, un valore di x tale che se io uso come altezza del rettangolo il valore della funzione in eta, ho l'area giusta. La conoscete il teorema? Qualcuno non lo conosceva? Di solito, e non ho mai capito perché, i matematici dicono che il teorema della media è questa. Certo che è vero questo, ma questo enunciato, il modo di enunciarlo così, nasconde il senso geometrico. Questo è il modo in cui a me piace tanto enunciarlo, perché fa capire che sto dicendo che c'è un opportuno eta che mi darà l'altezza di un rettangolo tale che avrò l'area giusta. D'accordo? Io cesso di parlare finché non sento silenzio. Straordinario che voi non sappiate bisbigliare. Io non capisco. O siete sordi e quindi non vi rendete conto che parlate a voce alta. Oppure per farvi sentire dal vostro compagno dovete alzare la voce. Perché siete sordi? Perché avete sempre le cuffie a ascoltare musica. E distruggete le cellule molto preziose che sono di numero finito, non sono infiniti e non sono neanche indistruttibili del vostro orecchio interno. Se voi a furia di ascoltare musica a volume alta distruggete i piccoli peli che sono quelli che percepiscono il moto dei fluidi all'interno dell'orecchio e che sono quelli che poi fanno trasmettere il segnale, no, al cervello. A furia di far distruggete quei peli voi diventate sordi. Quindi se ascoltate la musica in maniera intima, cioè con le cuffie, non alzate il volume, perché diventate sordi. Ecco perché non sapete bisbigliare. Siete sordi. E non sto mica scherzando.
Quanti di voi hanno fatto un esame dell'udito? Io fino ai 30 anni non avevo le cuffiette, quelle piccole, avevo le cuffie. E a me piace molto ascoltare la musica anch'io. E un giorno per lavoro ho fatto l'esame dell'udito. Uno degli orecchi ha un danno permanente, c'è un intervallo di frequenza che non sento più. E perché? Perché per 10 anni, dai 20 ai 30, ascoltavo la musica a volume troppo alto. Allora, cosa stavo dicendo? Questo è il modo che a me piace dire: l'area sovrafunzione è uguale all'area di un cazzo di rettangolo. E il rettangolo alla base B meno A è un'opportuna altezza. Questa opportuna altezza si chiama la media. Ok? Quindi, usiamo questo risultato, no? Quindi, la variazione di P, che è uguale a questo benedetto integrale qua, per una forza impulsiva, io posso scrivere così. Come la durata della forza, per la forza media la scrivo così. Ok? Questo è il mio simbolo per la forza media. La media temporale, questa è la media... La media nel tempo della forza. Ok? Quindi quanto sarà in questo caso qui? Qual è la media della forza? Questo è banale, no? La forza è piatta, la media è uguale a se stessa. D'accordo? Qua quando sarà la media? Provate a pensarci, qual è il valore medio qui? Avete idea di quanto sia? Comunque, il concetto è questo. Se questa è la forza, che avrà una forma più o meno strana, poi cessa di esistere, l'area, se io vi chiedo qual è la variazione della quantità di moto per un tempo maggiore di T maiuscolo, cioè la forza ormai ha finito, cioè vi sto chiedendo il valore della variazione rispetto al valore iniziale, dopo che la forza è finita. Allora, P per tempo maggiore di ovviamente... Sì, va bene così, dai, va bene così. Questo è uguale al valore iniziale, più l'area, d'accordo, ma questo può essere spensata. L'area qua sotto, l'area in bianco, se questo è il grafico della forza, l'area in bianco può essere, per il teorema della media, ottenuta come l'area di un opportuno rettangolo che ha la stessa base, T maiuscolo, ma di un'opportuna altezza, immaginate che sia questa, ok? Questo valore qui si chiama il valore medio, ok? E il valore opportuno della forza, e il valore medio della forza, è quel valore che se moltiplicate il valore medio per la durata della forza, vi dà l'area bianca. Forse è eccessivo, non vi pare, perché... Questo e questo sono qui, quindi probabilmente un po' più giù. D'accordo? E devo fare in modo che l'area sotto la curva arancione sia uguale a quella bianca. Dovete trovare l'altezza giusta in modo da bilanciare quello che è sovrastimato e quello che è sottostimato. D'accordo? Quindi questo sì è uguale da T0 a T maggiore di T maiuscolo F di T in DT, mi sta bene, ma può anche essere scritto così, non vi pare? Il valore medio per la durata, cioè l'area dell'integrale, è l'area del rettangolo, scusatemi, questo è l'area del rettangolo, il valore medio, l'altezza del rettangolo per la base del rettangolo, d'accordo? Il valore medio nel tempo si intende. Allora, datemi, voi che siete... Io non amo molto il calcio, a me piace solo due volte all'anno, agli europei e ai mondiali. Voi in Italia siete appassionati di calcio, quale può essere la massa di un pallone di calcio? Qualche etto? Facciamo 200, tanto che cifra tonda, perché è facile, Allora la domanda è questa.
immaginate che questo sia il vostro pallone, magari è un calcio di rigore, quindi il pallone inizialmente è fermo, la quantità di moto nella direzione orizzontale è zero. Zero cosa? 0 kg metri al secondo. Ecco che sta arrivando il piede. Questo è il piede. Il piede comincia a toccare il pallone e poi il piede, ovviamente il pallone è elastico, in qualche misura lo ha anche il piede, vi accorgete che il piede è elastico e se provate a tirare un calcio la palla di bulli. E la palla di bulli non si deforma, il vostro piede sì. Potete immaginare che c'è un'interazione molto complicata col piede che deforma la palla che rincula, a un certo momento il piede si stacca, anzi la palla che si stacca dal piede, da quell'istante in poi, il piede non è più in contatto con la palla, quindi la forza cessa. La forza inizia quando comincia il contatto, la forza cessa quando finisce il contatto. E immaginate che questa sia la forza molto complessa, perché la deformazione sia del piede che del pallone è estremamente complicato. Quindi potete immaginare che istante per istante la forza sta cambiando, non è assolutamente un grafico piatto, non c'è un unico valore. Però il teorema della media ci dice che c'è però un valore medio nel tempo. Ok? E io voglio sapere qual è il valore medio di un tipico calcio di rigore. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che la massa del... dove scrivo? Quindi il pallone fermo, la quantità di moto dopo il pallone, dopo l'urto, la variazione della quantità di moto, è uguale alla forza media per l'intervallo di tempo. Oppure è uguale a questa integrale. Io sto solo cercando di dire, ok, teorema della media dice che c'è un valore medio del tempo, usiamolo questo concetto. Quindi la quantità di moto della particella dopo l'urto è la massa per la velocità dopo l'urto. Quindi abbiamo detto che la massa, cosa abbiamo scelto? Facciamo 200 duetti, d'accordo? 200 grammi. Quindi è 0,2 kg. La velocità, cosa potrebbe essere la velocità di un pallone di calcio, di un tiro di rigore? Senza effetto, cioè un calcio proprio, cosa potrebbe essere? 100 all'ora. Facciamo 100 all'ora, una bella cifra, potrebbe essere 80, magari chi lo tira più. Tanto per fare cifre tonde, ok? È una stima questo. Quindi abbiamo la velocità e 100 km all'ora. Quanti metri al secondo sono? Perché noi... io voglio la forza espressa, io voglio questo. Quindi io voglio, io sto usando questa formula qua. Il mio compito è questo: stimare la forza media del tempo. Quindi la forza media del tempo è uguale alla quantità di moto della particella, se volete la variazione, diviso l'intervallo di tempo. Non vi pare? D'accordo? Quindi questo ce l'abbiamo, lo stiamo per scrivere. Questo dobbiamo dire cos'è. Allora, qual è la velocità? La velocità è 100 km all'ora. Quanti metri al secondo sono? Cioè, io voglio esprimere la forza in newton. Sistema internazionale, non sono chilometri all'ora, ma sono metri al secondo. Coraggio! Diviso 102 km, sono 10 alla 3 metri. Quanti sono secondi un'ora? Sono 3600, non vi pare? Possiamo fare una stima? Facciamo invece i 3600, facciamo 4000? Tanto per avere l'ordine di grandezza, non mi pare? Tanto per... quindi, questo, facciamo finta che questo sia 4000 secondi. È una stima questa. Quindi questo sono 10 alla 5 metri, diviso 4 per 10 alla 3 secondi. Quindi ho... facciamo 10 alla 2 diviso 4 metri al secondo, giusto? Perché 3 di questi mangeranno 3, mi rimane 100 diviso 4, quindi circa, perché circa in che senso? Perché ho fatto questa stima qua, circa 25 metri al secondo. Siccome in un'ora sono 3600, in realtà questa è una sovrastima o sottostima? Sottostima. D'accordo? Poi ho scelto 100 km, no? Facciamo un valore,
più o meno 20, 25 o 30 km, 30 metri al secondo, è una sola stima. D'accordo? Allora, quindi metto qua 25 metri al secondo, quindi la quantità di moto dopo l'urto, se volete la variazione, perché la palla inizialmente è ferma, cos'ho? C'ho sarebbe 0,5 metri, 5 kg metri secondi al meno 1. Siete d'accordo? Se questi fossero 2, 2 per 25 fa 50, ma è 0,2, quindi è sposto la virgola, quindi è 5, d'accordo? Questa è la quantità di moto. Adesso ditemi voi, quale potrebbe essere il tempo? Attenzione, il tempo dell'interazione, non la rincorsa, è l'intervallo di tempo in cui il piede è in contatto con la palla. Qualche millisecondo? Diciamo 10 millisecondi, tanto per fare una bella cifra tonda. Potrebbe essere di meno, andate voi in rete, ci sarà gente che ha fatto fotografie con cineprese molto rapide e si vede il piede che deforma e poi il piede che si stacca e uno dice ok, il fotogramma in cui si è staccato meno l'istante del fotogramma in cui si è messo a toccare, quella è la durata. Magari 10 millisecondi è troppo, magari è troppo poco, non lo so. Secondo me forse è leggermente troppo. Però facciamo, e sarà qualche millisecondo, 10 forse sono tanti, magari sono tanti. Quindi qual è la forza? Media nel tempo. Quanti newton sono? Fatelo voi. Questi sono millisecondi, quindi sono 10 per 10 alla meno 3 secondi, quindi questi sono 10 alla meno 2 secondi, 10 millisecondi sono un centesimo di secondo, quindi quanti newton sono? Sono 500, no? Quindi ho 5 kg metri secondi alla meno 1 diviso a 10 alla meno 2 secondi e come vedete questo sono 500 kg metri secondi alla meno 2, quindi 500 newton, va bene? Va bene? È evidente che se l'intervallo fosse un millisecondo, quanto sarebbe la forza media? 5000 newton! Vedete che la forza media è la variazione della quantità di moto diviso il tempo. Più piccolo è il tempo, più grande è la forza. Quindi se do un colpo con magari un piede d'acciaio a una palla d'acciaio, il tempo dell'interazione sarà molto breve. Se ho un piede abbastanza rigido che entra in un pallone gommoso, pure elastico, cioè cede, poi torna alla sua forma originale, ma cede in maniera molto più lenta, allora questo aumenta. Cioè un urto, chiamiamolo così, una forza impulsiva che è molto breve o una forza impulsiva che è molto lenta, che impiega più tempo ad agire. Tutte e due daranno la stessa quantità di moto, la variazione di quantità di moto, cioè il grafico potrebbe essere questa. Facciamo qua. Dove lo posso fare? Questo disegno ormai lo posso cancellare. Questa voglio due forze impulsive che abbiano lo stesso valore medio. Lo stesso valore medio. Quindi pensate a una cosa del genere. Questa è una forza che agisce tanto per poco tempo. Questa è una forza che agisce metà ma per il doppio del tempo. Ok, questa è F1, questo è F2 che è uguale a metà di F1. Ok?
dopo la forza, quindi questo è T1, T1 e questo è T2, e T2 è uguale a 2T1. Dopo la forza, qual è la variazione della quantità di moto? Allora, la quantità di moto prima dell'urto è questo, dopo l'urto sarà un certo valore, eh? E andrà così, va bene perché è un rettangolo. Come sarà là? Prima dell'urto, immaginate che sia così. Com'è dopo l'urto secondo voi? Arriva o non arriva alla stessa, allo stesso valore finale? Siete d'accordo? Questa è la formula. Guardate cosa ho fatto. Il valore medio è cambiato, ma la durata pure. Il valore medio nel primo caso è il doppio del valore medio dell'altro, ma la durata del primo è metà dell'altro. Siccome la variazione della quantità di moto è il prodotto della forza media per il tempo, è evidente che questi due raggiungeranno lo stesso valore finale. Ovviamente questi voleva essere sulla stessa scala, lo stesso valore finale, cioè il valore delta P è uguale. Quello che è cambiato il valore finale è lo stesso, ma è cambiato l'intervallo di tempo in cui lui deve cambiare, no? In fondo la forza dov'è? Queste cose non vi dovrebbero stupire. La forza è in ultima analisi delta P su T, cioè in ultima analisi la forza è la derivata di P rispetto al tempo. Quindi la stessa variazione della quantità di moto in un intervallo di tempo diverso. Quale delle due ha la forza maggiore? È la pendenza della curva blu, no? Questa ha una maggior pendenza di questa. Se la fate in scala, se fate il disegno in scala, cosa che io ho fatto molto approssimativamente, cioè questo ha il doppio di questo, questo è il doppio di questo, il dislivello è lo stesso, ma l'intervallo di tempo per passare da questo valore a quest'altro è il doppio di questo, quindi questo pende di più, ha una pendenza che è doppia di questa. Perché? Perché questo è il doppio di quello per ipotesi. Quindi la variazione della quantità di moto è la stessa per effetto della forza impulsiva. Ma quale ha la forza media più grande? Quella che ha la durata più piccola. Sembra semplice, eppure i studenti sembrano sempre cascare dagli alberi come fagiani e addormentati. Chi legge Rodalo, l'ha letto da piccolo? Lo scrittore inglese di origine norvegese Rodal. Nessuno ha letto Danny, il campione del mondo? Vabbè, pazienza. Meditate su questo, adesso facciamo una breve pausa.